Ciao a tutti, oggi vediamo un veloce approfondimento sulla progressione che più si utilizza nel jazz, il 2-5-1. Una delle cose che più mi piace degli accordi jazz è che oltre a suonare benissimo sono la base migliore per improvvisare con le scale modali. Se ti interessano questi argomenti, sul canale trovi un'intera sezione dedicata agli accordi jazz, tanti video sulle progressioni spiegate nel dettaglio e lo studio di diversi standard jazz. Come dicevo, se ti interessa tutto questo, iscriviti al canale, metti un mi piace, commenta e attiva la campanella, così non ti perdi i nuovi contenuti. Vediamo i tre accordi base che ti servono per suonare il jazz. Il mitico 2-5-1, nel campo armonico di Do. Gli accordi sono Re minore settima, Sol settima e Do major 7. Quindi Re minore settima, Sol settima e Do major 7. Vediamo velocemente come sono formati questi accordi. Partiamo da Re minore settima, suonato con la tonica, la nota Re, sul quinto tasto, quinta corda. Quindi abbiamo sul quinto tasto, quinta corda, la nota Re, che è la tonica. Poi abbiamo sul settimo tasto, quarta corda, la nota La, che rappresenta il quinto grado. Quindi tonica, quinto grado. Poi abbiamo sul quinto tasto, terza corda, la nota Do. La nota Do rappresenta una settima minore. E infine abbiamo sesto tasto, seconda corda, la nota Fa, che rappresenta la terza minore, perché dista un tono e mezzo dalla tonica. Quindi questo accordo è formato dalla tonica, dal quinto grado, dalla settima minore e dalla terza minore. Quindi Re minore settima. Vediamo l'accordo di Sol settima. L'accordo di Sol settima è appunto il 5 del 2-5-1, è suonato con la nota Sol, quindi la tonica sul terzo tasto, sesta corda, nota Sol. Vediamo come è formato questo accordo. Abbiamo sul terzo tasto, sesta corda, la nota Sol, che è la tonica. Dopodiché abbiamo terzo tasto, quarta corda, la nota Fa. La nota Fa rappresenta una settima minore. E infine abbiamo sul quarto tasto, terza corda, la nota Si, che rappresenta una terza maggiore. Quindi suoniamo solo queste tre note, che sono la sesta corda, la quarta corda e la terza corda. Le note sono Sol, che è la tonica, Fa, che è la settima minore, e Si, che è la terza maggiore. In questo accordo manca il quinto grado, non mi stanco mai di ripetere, il quinto grado è una nota che non è una nota guida nel jazz, quindi la possiamo togliere e l'accordo ha comunque senso. Questo è un accordo di settima di dominante, cioè un accordo maggiore, perché la terza è maggiore, ma abbiamo la presenza di una settima minore. Quindi all'interno di questo accordo c'è il tritono porta a risolvere naturalmente sul quinto grado sotto, che è appunto in questo caso il Do major 7, che è la tonica, è l'accordo di tonica di questa progressione 2-5-1. Eccolo qua, Do major 7, vediamo come è formato. Abbiamo la tonica, terzo tasto, quinta corda, la nota Do. Poi abbiamo quinto tasto, quarta corda, la nota Sol, che rappresenta la dominante, quindi il quinto grado. Poi abbiamo quarto tasto, terza corda, la nota Si, che rappresenta la sensibile, quindi il settimo grado. In questo caso il Si dista mezzo tono dal Do e quindi è una settima. E poi abbiamo sul quinto tasto, seconda corda, la nota Mi, che rappresenta la terza maggiore, perché dista due toni dalla tonica. Mitica progressione 2-5-1
è formata da Re minore settima, Sol settima e Do maggiore 7. Adesso a questi accordi di base aggiungiamo un po' di colore, quindi il Re minore settima lo facciamo diventare un Re minore settima nona, così. Sentite com'è più colorato? Il Sol settima, che era suonato solo con la tonica, la terza maggiore e il settimo grado, lo trasformiamo in un Sol settima tredicesima, aggiungendo la tredicesima. Sentite come cambia. E infine il Do maggiore 7 lo lasciamo invariato perché è la tonica. Passiamo da Re minore settima, Sol settima, Do maggiore 7, passiamo a un Re minore settima nona, Sol settima tredicesima e Do maggiore 7. Vediamo velocemente questi nuovi accordi più colorati come sono formati. Allora, Re minore settima nona. Questo accordo abbiamo sempre la tonica, quinto tasto, quinta corda, la nota Re. Poi abbiamo la nota Fa sul terzo tasto, quarta corda, nota Fa che è una terza minore. Dopodiché abbiamo sul quinto tasto, terza corda, la nota Do che rappresenta una settima minore. E infine abbiamo quinto tasto, seconda corda, la nota Mi, che rappresenta il nono grado. Re Mi sarebbe una seconda, all'ottava diventa una nona. Eccolo qua, Re minore settima nona. Il Sol settima lo facciamo diventare un Sol settima tredicesima, in questo modo. Vediamo come è formato questo accordo. Abbiamo terzo tasto, sesta corda, la nota Sol che è la tonica. Poi abbiamo terzo tasto, quarta corda, la nota Fa che rappresenta la settima minore. Poi abbiamo quarto tasto, terza corda, la nota Si che rappresenta la terza maggiore. E infine abbiamo quinto tasto, seconda corda, la nota Mi che rappresenta la tredicesima. Quindi sarebbe una sesta, riportata all'ottava diventa una tredicesima. E poi abbiamo il Do maggiore 7 che è esattamente identico a quello che abbiamo visto prima. Vi voglio far vedere una cosa interessante di questa progressione 2-5-1 suonata in questo modo. Praticamente abbiamo questa nota che è il Mi, che è comune a tutti gli accordi, cioè la nota alta di questi accordi è la stessa ed è il Mi. Proviamo a vederlo nel Re minore settima nona. Eccolo qua, Mi, che è la nona di questo accordo. Nel Sol settima tredicesima, ancora qua, sentite, in questo caso questa nota il Mi diventa una tredicesima, e nell'accordo di Do maggiore 7, eccola qui ancora, rappresenta la terza maggiore. Adesso suono tutto, ascoltate questa nota, ve la metto in risalto. La lezione di oggi finisce qui. Ti metto sopra il link della progressione 2-5-1 minore. Ascoltala perché secondo me ha un suono davvero interessante. Spero di essere stato chiaro. Se vi è piaciuto il video o avete delle domande, scrivetemelo pure nei commenti. Un saluto a tutti e buona musica!